È l'ora di pranzo alla Fincantieri. Mentre fuori piove, gli operai che non abbandonano il presidio permanente partito lunedì scorso mangiano sotto la tenda montata dai vigili del fuoco volontari. Per vie ufficiose corrono le voci delle nuove navi acquisite promesse al cantiere dorico in partenza verso il cantiere di Porto Marghera dopo la rottura del tavolo ad Ancona. Gli operai non si piegano al piano industriale che prevede 169 esuberi. Bisogna puntare sul mercato energetico, dice il segretario della CGIL delle Marche Venturi, in vista del tavolo nazionale sulla cantieristica che dovrebbe svolgersi il 9 novembre al Ministero dello Sviluppo Economico. Il cantiere di Ancona può avere un ruolo strategico, dice Venturi, sulla costruzione di navi offshore per il gas metano, tenendo conto che a Falconara è previsto un rigassificatore a largo dell'Api. Sarà una domanda che in particolare verrà dal settore energetico, in particolare dal gas naturale liquido e dalla fabbricazione delle navi per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione degli impianti offshore. Noi diciamo a Fincantieri che invece che inseguire improbabili strategie low cost si debba concentrare su questo terreno. Rivedere tutto il comparto della mobilità in Italia, navi e auto, dice il segretario nazionale della FIOM, Giorgio Airaudo, facendo riferimento anche allo sciopero di 2 ore di tutto il gruppo Fiat in Italia che ha portato a incrociare le braccia anche gli operai della New Holland di Iesi. Una soluzione per tutti i cantieri d'Italia, come serve una soluzione per tutti gli stabilimenti Fiat. Noi non possiamo permetterci di perdere queste produzioni e questi prodotti che abbiamo sempre saputo far bene.